Buonasera. Buonasera a tutti. A qualche istante la compagnia La Frastetta presenterà Alla più bella, curiosando in chiave se un secolo tra i miti dell'antica Grecia. Testi e regia Pina Perucci. Buon divertimento a tutti. La vela ha un significato importante, o come simbolo di disobbedienza, oppure di rivalità e di litigio. Siamo nell'Olimpo, la dimora degli dèi, nell'antica Grecia. Si tengono le nozze tra Atene e Pelee, ma le dee si annoiano a morte. Così, durante il banchetto, il trio era Atena, Afrodite, l'una la moglie, le altre due, figli di Zeus, decidono di uscire dalla grande sala sul Monte Olimpo per fare due chiacchiere in santa pace. Che barba però questo banchetto di nozze, mamma mia! Resci, nessuno che faccia una battuta, che racconti una barzelletta. Oh. Nostro padre è meglio che non le racconti, lui va sul pesante. Di solito si mette a raccontare tutte le sue avventure amorose. La più bella fu quando fece salire l'Europa in veste di toro. La fece salire sul groppone e via, arrivò fino al Polo Nord. Guarda, non me lo rammentare neanche, e ancora mi ci vuole zambe. Ma ti capisco, sei la moglie più cornuta in cielo, in terra e in ogni luogo. Se il nostro padre se l'è riportato tutti, dee e mortali. Senti, cornacchia, se stacchiamo di fino in collo con una gallina, ma guarda un po' che pertinenza! Ma la dea della discordia, Iris, ovviamente non viene invitata, e così lei si vendica, gettando la famosa mela, il pomo della discordia. Una mela? Una stagna? Io preferisco le preziose. Che c'è scritto? C'è scritto alla più bella. O chi l'avrà lanciata? Un amante segreto. Allora è la mia, perché mi devo rifare? No, è mia. Prego, verificate che è mia. No, è la mia. Zeus si accorge del litigio e chiama la piccola Ese, la cocchiera degli dèi. A me questo matrimonio mi ha già bello stufato. È da stamani mattina che pulisco queste opere degli dèi. Mi sono già bello stufato. Ma a proposito, mi hai fatto chiamare padre Zeus? Sì, piccola mia. Senti che confusione fanno tua madre e le tue sorelle. Io non ce la faccio più. Padre Zeus, certo che le sento. È da questa mattina che non danno tregua. Io sono di là a preparare le bevande per tutti voi. Loro, invece, se la spassano e rompono anche. Mica giusto? Hai ragione, piccola mia, hai veramente ragione. Ma ti ricordi quell'erba che conosciamo solo noi due? Fai così, mettine un bel po' nei loro tre calici. Vedrai come si calmano. Mi meraviglio di te, padre Zeus. Bel consiglio che mi dai. Loro, poi, per vendicarsi, sono capaci di legarmi con un piede ad una nuvola e lasciarmi lì per un bel po'. Mi nascevo. Allora ci penso io. Io l'ho trovata. Chi è che fa tutto questo casino? Ma non vi vergognate, proprio voi, le regine del cielo. Se lo sapessero i mortali, mi volete spiegare cosa è successo? Io ho trovato la mela e quindi è la mia. Io l'ho vista qui. E io? Basta! Tanto casino per una mela. C'è un pranzo di matrimonio a base di nettare e ambrosia e voi litigate per una mela. Ma c'è scritto, è la più bella e ognuno di noi vuole vincere. Ma fatela finita. E allora, consorte, decidi tu a chi dare la mela, eh?
Dice bene lei, una moglie gelosa, due figlie stizzose, e chi ne sente più? Via, via, un rimedio forse lo trovate. Faremo decidere a parte un giovane pastore che abita sul monte Ida. Zeus telefona ad Hermes, che poco dopo conduce Paride sull'Olimpo. Eccomi Zeus! Hermes è stato più veloce del solito. Mi ha detto c'è un litigio per via di una mela. Ma io che dovrei fare, no? Guardiamo di fare una osina di giorno perché ho lasciato il gregge da solo. Se c'entra il lupo e sono dolori, eh? Ho detto ad Hermes di darci lui un'occhiata, stai tranquillo. Buona tu la trovavi! E se ne scorda! Poi è nervoso di suo, si è dimenticato di andare a fare la revisione alle ali, ha paura di fare la fine di quel bischero di Iaro che andava a schiantarsi. Madonna, quante storie anche tu. Allora, ragazzi, vieni qua. Ascolta le idee e poi decidi tu, perché detto tra noi, a me mi hanno delle robe. Tu devi solo decidere chi è la più bella. Devo leggere la miss? Perché è la conclusione di un nuovo programma. Lo faccio volentieri. No, che belle sono belle. Scegli me e ti farò diventare l'uomo più ricco del mondo. Più ricco di Bill Gates? Non ascoltarla. Scegli me. Io ti farò diventare il più intelligente. Più intelligente di Einstein? Lui non aveva nemmeno capito la teoria dei quanti. Oddio, a dirla tutta non ho mai capito un ciuffolo neanche io. A me quando chiedono quanti rispondo sempre... tanti. E io ti farò sposare la donna più bella del mondo. Sei me. Ma più bella di Chiara Ferragni? E allora? E allora il dono scelgo questo, Ora che ti accorgi, vedrai che succede. Lo sai perché tua madre ti ha abbandonato su continuità? Come mi ha abbandonato? Ma se l'ho vista mezz'ora fa! Quella non è la tua vera madre. La tua vera madre è la moglie del re di Troia. E sai perché ti ha abbandonato? Oddio, no! Perché sapeva che saresti diventato la rovina di Troia. Tutte queste emozioni, o tutte insieme? A vedere stavolta ci lascio le penne, Stai tranquillo. È tutta invidia. Loro sono arrabbiati perché hai scelto me. Ma stai certo, chi non ti mentirà, la cosa più bella sarà tua. Se no, mio caro, sempre in mezzo a ste pecore, ma mica vorrà diventare Zofilo. Zofilo? Lascia stare, la donna più bella è tua. Va bene, ho capito, la donna più bella sarà la mia. Ma chi? È l'impresa non facile. È la moglie del re di Sparta Menelao. Ah, pure sposata. L'impresa è difficile, ma intrigante. E il marito? Per l'appunto lui è lontano per la guerra e lei è sola sventa. La sa che Dio? Che ci vorrei andare subito e mi puoi aiutare? Certo, ti nasconderò in una nube e ti ritroverai davanti alla reggia di Menelao. Ganso, buono! Per il marito. Che ne pensi di sta cosa? Che ne penso? Io dico che siete tutti matti. Ma vi rendete conto? Ora di sicuro nasce la guerra. Menelao vorrà lavare l'onta con il sangue, d'altronde volete farlo con lui. E il popolo greco questa vergogna non la può accettare. Non siamo mica in Svezia. Figuratevi, mi par di sentirlo, Me, donna ingrata e spudoratissima! Mi ha voluto recare disonore. Ora tutti i greci rideranno di me. Questo affronto va punito con il sangue. Che vi dicevo? Io voglio sapere dove sei fuggita. Dove sei fuggita tu? Grande, grandissima Troia. Elena è stata
stata portata nella città di Troia dal figlio del re di Priamo, Paride. Alleami! Mio fratello Agamennone condurrà l'impresa. Conquisteremo Troia. La faremo a pezzi, la distruggeremo. Quella grande, grandissima Troia. Ho capito, sì. La città di Troia, l'infame, la Fedusa. Alleami, alleami. Vedrete nella storia cosa succederà. Tutti i popoli che saranno. Alle armi, vedrete nella storia cosa succederà. Tutti i popoli penseranno di risolvere i problemi con la guerra, che porterà solo distruzione, miseria, morte di innocenti. Ad esempio Achille, figlio della dea Teti, non tornerà a casa da questa guerra, perché così aveva deciso il fatto, cioè il destino. La madre Teti, sapendo questo, dato che è una dea, vorrebbe evitargli la guerra. E sapete come? Travestendolo da donna. Stoia! Sono Achille, il tuo figlio, il tuo potente. Achille! Achilluccio! Vieni a mamma! La figlia del re di Troia,
portata con sé da Agamennone, da Indovina, vede le stragi che avverranno in questa nuova casa. Ma sentiamo la voce di Cassandra stessa. Coraggio. Ascolta un povero guardiano, scendi da quel carro, arrenditi al destino e accetta la schiavitù. No, no, Apollo, no! Apollo, perché lo chiami così piangendo? Non è lui il dio dei tristi lamenti? No, Apollo, no! Povera blasfema, invoca un dio che è ben lontano dai canti di dolore. Apollo, dio della strada, tu mi perdi! Che cosa fa? La profezia delle sue sventure. Apollo, io della strada, tu mi perdi, perché strada mi porti? A quale casa? In quella di Agamennone. Se non lo sai ancora, io te lo dico, puoi esserne persuaso. Oh, casa sacrilega, covo di ogni colpa, sono chiari i presagi. Conosciamo la tua virtù di indovina, ma qui di indovini non sappiamo che farne. No. No. Che dolore si prepara ancora dentro questa casa. Dolore inumano, senza rimedio. Ciò che predice non riesco a intendere. Ah, maledetta, niente ti arresta. Tu davi lo sposo, colui che divide con te il letto. Come dire la fine? La fine viene presto. Una mano si alza, un'altra mano si alza per colpire. Non la seguo più. Ora gli enigmi succedono scuri oracoli. Non la capisco. E lei, la compagna del letto che assassina. Vieni a urlare, coro. Vieni ad andare urlando. Perché chiami gli enigmi in questa casa? Attento, stai lontana da lei. Ha preso le corna del toro, colpisce! E lui cade sotto la vasca piena. Ecco il zavocchetto sanguinoso preparato ad arte! A queste parole sento sapore di morte. Mai una volta la bocca dei profeti annuncia fatti lieti. Ah, me infelice, mia vita pietosa e il mio dolore che urlo! Qualche corpo celeste si ti agita. Da dove prendi le tue oscure profezie? Ah, notte di pallidi che ci avete tutti perduti. Solo sulle rive della Cheronte e che girano i miei poveri gridi. Mi angoscia il tuo triste destino, mentre ti sento piangere per una pena che è anche la mia. Ah, misera mia città, perduta per sempre. E io qui, morente sulla polvere. Parole oscure su parole oscure. Non so come finirà. Non parlerò più oscuramente. In questa casa si è insediato un coro, il coro delle ninni. Potresti giurarlo, di non avere mai sentito le antiche stragi di questa famiglia. Ammiro come tu, nata in un'altra terra, sai di questa casa come chi è nato qui e qui risiede. E Apollo, che mi ha dato questa forza. È un dio e ha potuto innamorarsi di te. Mi avresti fatto arrossire una volta. Ah, chi non è delicato nei giorni felici. Sì, egli lottava per averti, ardente d'amore. Ed è finita, come sempre, che ti ha avuta. Prima mi promisi, poi non mantenni la parola. Eri già allora posseduta dal suo spirito? Già da allora predicevo disgrazia alla mia parte. E come si è vendicato il dio tradito? Non facendo credere mai a ciò che dico. E noi invece dobbiamo crederti fin troppo. Aiuto, di nuovo l'angoscia divina in me. C'è uno di cui lei vuole la vendetta. È il capo della flotta, è il distruttore di Troia. No,
non sa cosa l'atroce canna gli prepara il nome delle vecchie colpe. Femmina assassina del maschio. E doveva essere gioia per un felice ritorno. Che ci crediate o non ci crediate, che importa? Tutto si compirà. E tu, pieno di dolore, vedrai che ho detto soltanto la verità. La verità? Quale verità? Io dico che tu vedrai la morte di Agamennone. Ah sì, felice! Questo no, non voglio sentirlo. Nessuno potrà impedire i mali che prevedo. Se accadranno, ma ci sorreggono gli dèi. Tu preghi ed essi preparano la strage. Ma chi è colui che compie questa infamia? Aiuto! Cos'è questo fuoco? Vieni su di me! Apollo, abbi pietà! E lei? E la leonessa che ha dormito con il lupo, mentre era mia leone, è lei che mi dà la morte. Nel bicchiere, lei versa il veleno e buttando il coltello contro il marito, vuole pulirmi per avermi portata con sé. Coraggio, non devo farmi pietà, devo subire il mio destino. Oh, troppo infelice e insieme troppo sapiente. Ma se davvero tu sai dove la morte ti aspetta, perché come un vitello vai vita ad altare? Niente mi può salvare. Cosa conta un minuto? L'ultimo minuto della vita è senza pari. Il mio giorno è venuto. Non mi serve fuggire. Il tuo coraggio rivela un grande spirito. Ecco, parole che si dicono solo a chi muore. Morire con gloria è pure una grazia del cielo. Coraggio. Andiamo a prendere l'angelo che è in casa. Su di me, suo capello. Quanta coraggio. Sorri, alla sua luce suprema, io rivolgo la mia preghiera. Proteggi chi verrà a vendicare il mio padrone e il colpevole nell'atto di scontare la colpa. Sconti anche quella di aver ucciso una schiava, la cui morte mi è costata così poco. Ah, povera sorte degli uomini, la loro gioia è immagine dipinta. Viene il dolore, un colpo di spugna e tutto è cancellato. E questo che ne fa insopportabile il pensiero. Avresti dovuto passare con lui
tutta la vita, dico tutta la vita, l'eternità, noi siamo immortali. Giù nel profondo dell'Inferi, appunto. Oppure mi poteva capitare mio fratello Poseidone, il dio del mare, e passare con lui tutta l'eternità nel profondo degli abissi. Sai che reumatismi? Dovete a sentire lui. Sembra che lui sia la cosa migliore che sia mai capitata. Ma per piacere. Per piacere, la vedete come lei, sembra una santarella, invece vendicativa, è cattiva. Vuoi che racconti quello che è camminato al povero Tiresia? Allora, racconta. Va bene. Lo dico? Dillo. Va bene, eravamo lì che stavamo disquisendo sulle gioie della feste. Le gioie della feste. Mentre lei andava affermando che è l'uomo che trova maggior movimento, io... affermavo l'esatto opposto, perché sono le donne, insomma, che provano gioia e godimento. Mi sono trovato in d'accordo e ho chiesto, ho detto, chiediamo a Tiresia, che ha dato ragionamento, il resto sono il capo di idee. E lei che ha fatto? Lo ha reso? Non sono stato il capo. Sai che bella soddisfazione, povero Tiresia. Ma te vogliamo raccontare anche qualcuna delle tue? Racconta pure. Possiamo raccontare del rapimento di Europa. Ah, Europa. Quanto era bella quella pelle tutta lucente. Zitto! E vergognati. Io guardavo dall'Olimpo. Che pena. Europa stava passeggiando e raccogliendo dei fiori. A un certo punto lui l'ha vista e non se l'è fatta mica scappare. No, figuriamoci! Si è trasformato in un candido d'oro, si è affucciato davanti a lei, l'ha guardata. Lei è salita in groppa e... Trotta! E nuota, siamo arrivati fino a Creta. E lì è successo il patatrano. Ma ha dato alla luce tre figli malvagi che ben presto sono finiti nel regno dei morti e giustizia è fatta. Vergogna, quanto, chiedete quanto ha osteggiato a fatto del male mio figlio prediletto Eracle, da tutti conosciuto come Ercole. Per forza, figlio di un altro tradimento. Ti dice niente il nome di Alcmena? Certo, è la madre di Ercole. Appunto, vergognati. Vergogna tu, sapete chi ha fatto questa incosciente criminale? Era lì che stava soffrendo le doglie Alcmena e lei che ha fatto? Le hanno dato le gambe per impedirglielo. Per fortuna c'è una ancella che l'ha salvata. E pensare che addirittura la protettrice dei parti. La protettrice dei parti, sì, ma non di quello delle domande, però. Il mio povero Ercole non l'ha mai potuto vedere e ancora in fasce nella sua colletta. Lei gli ha mandato due serpenti per ucciderlo, ma lui con le manine li ha strozzati. Figlio di cotanto padre! Ma vogliamo raccontare quello che è un fatto di cuore per questo bambino? No. Lo vogliamo raccontare, sì? Non mi risulta! Invece a me mi risulta! Un giorno passeggiavo con la dea Atena e abbiamo sentito il pianto di un bambino. Mi sono avvicinata a questa culla e sentito di un altro padre e della madre Alcmena. Piangeva, era lì infreddolito, la dea Atena ma convinta dall'attacco. Io l'ho attaccato e sapete che ha fatto il figlio di cotanto padre? Mi ha morso! Io l'ho staccato violentemente, lo schizzo di latte e salito. Vedete com'è è stata creata la via Lattea. Sì, però devo dire la verità, hai sempre osteggiato. Ha cercato addirittura di annullarlo con una sorpresa. Ma poi mi ha punito, mi ha messo al capo giù dall'Olimpo e io in quella posizione ridicola con tutti gli dèi che guardavano e mi sghignazzavano dietro. Meno male che mi ha salvato mio figlio Efesto. Sì, l'ha dovuto procreare lei da sola, senza l'aiuto dell'uomo. Ha voluto fare la femminista e gli è venuto fuori un mostro deforme, una cosa abominevole. Sarà stato anche con
buoni e fulmini, e senza di lui, mio caro, non avresti tutto il potere che hai. E poi, anche te, se non mi sbaglio, hai generato una figlia senza ambresso. Sì, è vero, Atena, la dea della, sapienza. Sì. E un giorno ero stato colto da un forte mal di testa. E allora ho chiesto a Efesto. Efesto, vieni qui, dammi una martellata sul cranio. E lui mi ha dato una martellata sul cranio che si è aperto magicamente e è venuto fuori Atena con tutta la sua armatura. Che shock! Senti tesoro, ma visto che siamo qui e le raccontiamo tutte, le vogliamo raccontare tutte le tue storielline, tutte. Non ho nulla da nascondere. Ah, e cosa mi diresti allora di Ganimede, il bel principe troiano? Ganimede, io l'ho amato, bellissimo principe troiano, l'ho amato. Ma che per caso, niente sei omofoba? Aggraziata e lieve nei movimenti, che si chiamava Euridice.
bianco e dolce. Orfeo suonava per lei, e lei danzava, volteggiando con una campana. L'amore li avvolgeva, neppure gli dèi avevano conosciuto una felicità più completa. Quando torna sulla terra,
solitario nella Tracia. In quei luoghi si era diffuso fra le donne il culto di Dioniso, dio del vino e delle feste. Le sue seguaci erano dette medi, ossia esseri furiosi. Una notte... uccisero Orfeo. Poi buttarono la sua lira in un fiume. Galleggiando nell'acqua, la lira continuava a suonare, suonare. La lira di Orfeo fu poi appesa in cielo dalle muse e da Apollo, dove Zeus la trasformò in una costellazione, visibile di notte fra le altre stelle. Da cui difendermi.
E mai, mai il mio ruolo di regina servì a farmi sentire viva. L'unica consolazione erano le mie ancelle. Con loro condivisi amicizia e grande intimità. Loro sapevano che per me Menelao era come Ade, il re dei morti. E mi aiutavano a tenerlo lontano, fingendo che fossi malata o debita che ti sacrificare. Quindi lui non poteva avvicinarsi se non facendo sacrilegio. Spesso, per fortuna, Menelao partiva per la guerra. Sparta era una città molto bellicosa e anche in assenza di guerra, gli uomini erano sottoposti a lunghi esercizi militari e dormire in caserma. Per me, quelli erano i giorni più felici. Io e le mie ancelle indossavamo belle vesti, giornavamo di fiori profumati e danzavamo allegre per ore. Poi, però, Menelao tornava di nuovo e la mia vita si tingeva di grigio. Un giorno, un araldo venne da Menelao per informarlo che la città di Polemos, governata da un re sciagurato, aveva dichiarato guerra a Sparta. Qualcuno suggerì a Menelao che incontrasse il re, che parlasse con lui, che capisse le sue ragioni. No, mio marito invece chiamò subito alle armi, giovani e adulti. Incurante dei lamenti delle madri che temevano per i propri figli la più terribile delle sorti. E non badò neppure ai pianti delle mogli che avevano paura di diventare vedove e vedere i propri figli orfani e schiavi. Lui a gran voce disse che tutti gli uomini si sarebbero ricoperti di gloria. Ma quale gloria? Ma quanti lutti, quante sciagure hanno provocato le guerre di secoli in tutta l'umanità? Una follia totale. Io, pur lacrimosa per la sorte di questi uomini, di nascosto gioivo con le mie ancelle per la partenza di Menelao e pregustavo giorni e notti libere e spensierate fra giochi e danze, ora delicate, ora allegre, ora sfrenate, e giochi orgiastici in onore di Bacco. Era passato poco tempo dalla partenza del mio consorte quando un'ancella mi annunciò la visita di un uomo. Mi sembrò cosa strana. Forse a lui importava la notizia della morte di Menelao. Io corsi da lui e davanti ai miei occhi ebbi la visione. No, non di un uomo, ma di un dio. Mai, mai simile bellezza avevo ravvisato nel corpo e nel volto di essere mortale. Rimasi muta. Il dio mi tolse la favella. E parlò, e musica erano le sue parole. Mi disse di essere parte, il figlio di re di Troia, e mi disse che Afrodite stessa gli aveva promesso in sposa la donna più bella del mondo, Elena di Sparta.
Ma sono io! Oh, oh dei, non svegliatemi mai da questo sogno, mi dicevo. Troppo dolce il sentimento che mi nasceva in me. E furono ore, giorni stupendi. Lui mi fece dimenticare tutte le sofferenze patite come nell'aria. E quando ripartì, no, non è vero che mi rapì. Sono stata io di portarmi in un genio, nella sua patria, Troia. Perché ora che avevo conosciuto la grande ebbrezza dell'amore, non potevo più rinunciarci. E furono giorni, mesi di amore pieno, totale, senza pentimento. Poi un giorno arrivò la terribile notizia. Il re di Sparta Menelao aveva dichiarato guerra a Troia. Per lavare l'onta del mio tradimento. Per uccidere lo straniero che mi aveva portato con sé, per punire la città che aveva allevato e nutrito il traditore. Ma io non avevo tradito Menelao, il mio cuore non era mai stato suo. Solo il mio corpo, mio padre, aveva venduto al re di Sparta, che lo aveva pagato a caro prezzo. Loro erano i traditori. Alla notizia della guerra contro Troia, cadevo nel dolore più cupo. Menelao sarebbe arrivato e mi avrebbe portato via. Paride non sarebbe sopravvissuto e neppure io. Così, una sera, celebrando il rito, ci stendiamo sul tavolo. Con bianchi vesti. E pregamo Afrodite, la dea benevola, affinché ci portasse con sé nell'Olimpo. La dea esaudì la nostra richiesta. Siamo ancora qui, nell'Olimpo. Insieme agli altri dei, immersi in una gioia eterna. Ma nessuno conosce il vero finale della nostra storia.
innamorato su sta fronte guardando il mare, mentre il suo con le sue ancelle sognava cose sempre più belle. La triste impresa fu abbandonata nell'isola greca, fu abbandonata nell'isola greca. Diana divina dai riccioli d'oro vagava tra i boschi, tra mirti e ginepri, lasciava starne Gianni e Cigliani, colpiti a morte, veloci suoi strani. Il dio del vino e della bandoria, gioiva e prezza, d'amori e canti, lui avanzava con tanta boria, girava il mondo con le bacchanti, girava il mondo con le bacchanti. Io mi sono detto dal posto di Dio, amava Arianna, sua sposa diletta, ma dove andava? Faceva un bel casino e doveva scegliere di prendere, doveva fuggire in tutta fretta al celebre mela della storia, fece impazzire del bello intorno, provocò guerre tra greci e troiani. Thank you.
nome Eropside, che in greco vuol dire anima. Nessuno osava chiederne sposa, e così la povera psiche se ne stava tutta sola e infelice. Le sorelle presto si sposarono e psiche rimase sola. Il padre allora interrogò l'oracolo di Apollo a Delfi, che gli suggerì di abbandonare psiche in un luogo lontano e isolato, perché trovasse il suo sposo. Quando si ritrovò sola, la ragazza pianse disperatamente, ma il vento ebbe pietà di lei e la depose su di un lago bellissimo. Splendente d'oro e di margine di gatti. Vi si addentrò, vi trovò ottimi cibi, ma non c'era nessuno. Psiche, stanca per le vicende trascorse, si stese e si addormentò. Ad un tratto un fruscio la risvegliò. Era tutto buio intorno. Ma Psiche sentì che qualcuno si era sdraiato accanto a lei e la abbracciava con infinita tenerezza. Essa capì che lui era lo sposo di cui aveva parlato l'oracolo. Fece accendere la lucerna, ma lo sposo sta perduto. Non muoverti, Psiche, non cercare di vedermi. Se farai quello che ti dico, saremo felici insieme. Ma se mi guarderai, lo perderai per sempre. La felicità di Psiche era totale. Ma un giorno ebbe nostalgia delle sorelle e pregò Zefiro che le portasse lì, come aveva fatto con lei. Quando esse videro la sua felicità e ricchezza, furono mosse nel cuore dalla gelosia e si misero a osannare il proprio marito. Ma chiesero sì che chi fosse suo marito, e lei, molto più imbarazzata, disse solo che egli odiava la luce e poi cercò di distrarre. Ma le sorelle tornarono alla casa e insinuarono che il marito di Psiche fosse un mostro, dato che era così nemico della luce. Poi disse, rimase sola e per la disperazione prese a
giorno del mese senza niente. Alla fine, stanchissima, si adagiò su di un prato e si addormentò. Amore però non aveva dimenticato Silvio, e così, vedendo la sole risperata da Benito, preso da rimorso e dalla grande passione, volò da lei e la svegliò. Silvio aveva di nuovo in cuore una felicità immensa. Bisognava però che le nozze dei due fossero riconosciute valide dal terzo, che convocò tutti gli dei per informarli. Ma Afrodite, molto adirata da Benito, non voleva che gli sposasse una mortale. Così Zeus decise di raccogliere il Psiche nell'Olimpo come una dea. Le fece bere nettare ambrosia e le raccomandò di essere felice per sempre con amore. I due giurarono di avere sempre la massima fiducia l'uno nell'altro. Poi si abbracciano. Belli e splendenti come l'arcobaleno. Poi no, ma quest'anno un transigo,
Tu no, figlio mio, sei il bastone della mia vecchiaia. Senza di te è meglio morire. Va, amico, sta tranquillo, sta tranquillo. Vado, accoppo la bestia e torno. È il caso di dire che prendi il toro per le corna. Dicono che abbia la testa di toro e il corpo di uomo. Ma fa attenzione, figlio mio. Se tu morirai, io mi ucciderò. Esagerato. Vado, ma te l'ho detto, sta tranquillo. Torno sano e salvo. Eh già, dicono tutti così. Facciamo in questo modo, allora. Se tu vinci, cambia le vele sulla nave. Togli quelle nere e metti le bianche. Io le vedrò da lontano e... Ma ricordati, Mi raccomando. Va tranquillo, me ne ricordo. Allora, si fa così. Vado, vinco, cambio le vele e torno. Intanto i fanciulli e le fanciulle si lamentano disperati. Oi, 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 per noi, i morati del mostro, che paura! Ma portici a casa. Devo conoscere! Adelardo, devo conoscere!
intanto Minosse presenta i giovani ateniesi al popolo di Creta. Popolo di Creta, questi giovani sono il pasto per il matavo e così i vostri figli saranno risparmiati per un po' di tempo. Minosse, alla dea di Dio sono venuto qui per uccidere il Minotauro e liberare voi e noi da questo tributo di sangue. Bravo, evviva! Era ora che arrivasse qualcuno con un po' di coraggio. Se questa è la tua intenzione, Teseo, non posso stavolare. Vai e fai quello che devi. Poco dopo Arianna parla in disparte con Teseo. Sei Teseo? Sì, sono Teseo. Piacere, io sono Arianna, la più bella ragazza di Creta. Pensa un po', voglio aiutarti. A me? Sì. Allora, io stasera sarò alla porta della birra. Sai benissimo che lì dentro c'è mio fratello. Ah, il tuo fratello? Sì, da quando è nato. E siccome non c'è nessuno con cui giocare, si diverte a mangiare tutte le persone che entrano alla birra. Io ce l'avevo il trenino da vicino. Appunto, lui li mangia. Capito? Li mangia. Non ne è uscito vivo nessuno. Qualche ossicino ogni tanto lo sputa, ma roba da poco. Salute. Appunto. Però tu non ti devi preoccupare perché io ho questo. Ora sì che sono tranquillo. Allora, sai cos'è? No. Allora, questo è un bollicolo. Tu srotoli, così. Entri dentro, ammazzi il coglione, riavvolgi il filo e ti riporterà qui da me. Io sarò qui a aspettarti, che ne dici? Però, che ne dici? Io, che ho un'idea grandiosa. Davvero? Ma te sei un genio. Ma dobbiamo andare fuori la casa. E io come posso sveritarmi? Tutta questa gentilezza. No, figurati, fra noi. Però se proprio esisti. Una cosina piccola, piccola ci sarebbe. Una cosina piccola? Piccola. Piccola. Oh, è un guaranno al telefonino, No, perché? Allora, Dio, qui è un figlio. Ho provato a chiamarmi babbo prima, babbo. Niente, non c'è campo, guarda là. No! Che? Più piccola! Piccola? Più piccola! E che vuoi? Mi dovresti riconoscere via da qui, insieme a te. A casa mia? E sposarmi? E che ne dici? Alla faccia della cosa piccola! È piccola! Oh, tutto uguale le donne! No, te le porti, Dai, che mi dici? Come fu? Ora che gli dirò questo? Mi dici di sì e io sono contenta. Questo mi aiuta anche. Ti piaccio? Viaggio? Sì. Ha detto di sì! Va bene, va bene! Vado a prendere la no. Come sono qui! Ciao! Le solite promesse da mandare durante la notte. Perché mio fratello da quando è nato non ha mai fatto un bagno e tra l'altro dentro al labirinto non ci sono servizi igienici, quindi e allora per forza di andare per forza ci mettono di guardi va vai l'ho visto. No. Oh,
Dimentico. E che va di mio nodo, sì.
Nell'isola di Nasso piange e si dispera. Dall'alto dell'Olimpo, Dioniso, il dio del vino, la vede e decide di consolarlo. Oh, che bella fanciulla! Mai vista tra le mortali una donna così? Perché sei così disperata? Quel disonesto di Teseo mi ha abbandonata qui da sola. Ma comunque io l'ho anche aiutato. L'ho aiutato a uccidere mio fratello. Sangue del mio sangue! Allora tu sei Arianna. Stamattina leggevo la notizia su internet. Povera ragazza. Che sfortuna hai avuto ad incontrare Teseo. A chi lo dici? Scusa, ma tu chi sei? Io sono Dioniso, il dio del vino e delle feste. Un dio? Allora, tu potresti, come dire, riportarmi a casa? Non è una buona idea, Arianna. Tuo padre ha messo una taglia su di te. Se verrai riportata da lui, ti chiuderà nel labirinto per sempre. E invecchierai lì senza più vedere anima viva. Sai, tu sei partita a fare il tuo popolo. Non esageriamo tutti con questo, non esageriamo, già che sono un po' stella, e un po' arrabbiata, e un po'. Ma come farò io ad andare avanti qui da sola, in quest'isola? Non so nemmeno pescare! Mi dici come farò? Come farò? Ascolta, bellina, io un'idea ce la vedo. E quale? Potresti venire con me, io ti sposerò e staremo sempre insieme. Ma che voce suadente! Ci sento tanta dolcezza! Io quasi ti dico di no. Però se io ti dico di sì, mi porti una di miele alle Maldive? Certo, ti porto dappertutto, soddisferò tutti i tuoi desideri. Ah, anche a New York? Ti porterò anche a New York, ma bisognerà che prima scoprano l'America. Vabbè, tanto noi abbiamo da comprare tutti i miei vestiti. Sai, a New York sono molto eleganti, quindi andremo sulla vita strada, mi farò i pantaloni, mi farò il vestito, mi farò tutto quello che c'è di bello. Ma che pensi di farsi con gli abiti? Basta un pampino della vite per coprirti davanti. E se vogliamo proprio esagerare, altri due per il davanzale. No, dico, sarai mica tirchio, eh? Ma che dici? È che coprire tutta questa grande bellezza mi sembra davvero un sacrilegio. Tu, bella mia, oscuri la bellezza della dea così. Questo è vero. Arianna, conquistata da un complimento così bello, si innamora di Dioniso e decide di sposarla. Allora io resterò qui tutta la vita, per l'eternità, con te, su quest'isola deserta. Ma che per sempre, qui in eternità, per l'isola deserta, andremo in giro io e te per il mondo con le nostre vite baccanti e porteremo la felicità a tutti i popoli. Io sono il dio del vino, sai, detto tra noi quest'anno, mi è venuto anche bene. E vai! Thank you.
finalmente questa parola un po' di cultura, un po' di teatro, donna. Quindi grazie a voi e grazie a tutti. Stiamo testando quindi la potenzialità di questa sala. Allora, io passerei a presentarvi gli interpreti che hanno reso possibile questa serata. Inizierei da un ritorno, da Marco Latrini. La
lasciate per ultimo, qui togliete i guanti dalle mani, che gli applausi devono essere. Alessandro Palucci. Tosta, tosta, tosta. E poi ha scritto una bellissima canzone che direi la canzone degli dèi e chiamerei il Salvatore della Contea. Soprattutto ai bambini di un'università.